La città della conchiglia. Sono pronto per la depressione. Sono pronto. Depressione. Sono pronto. Depressione. Ehi. Ehi, amico. Su, svegliati. Dove sono? Sono le 8, siamo chiusi. Trova i tuoi amici e andate via. I tuoi amici, uno, eh. Bello, vieni qui e unisciti alla festa. Madonna mia. Che casino. Ah, mi fa già vedere quanti livelli ci sono. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 livelli. Andiamo a cercare SpongeBob. Iniziamo a prendere tutte le casse. Dici che sono visitabili tutti quanti i piani? Devo menarlo quello. La Madonna. C'era bisogno? Ah, ma è tutto distruttibile. Ah, e allora proviamo. Non solo ci siamo sfondati di gelato, ma gli stiamo distruggendo tutto quanto. Siamo dei cattivi ragazzi. Ah, wow. Vabbè. Guarda. Mi ricorda molto il gioco dei Griffin, tutto questo. Ah, Patrick non può fare l'attacco in salto. Cioè, non fa la giravolta mentre vola. Ah, particolare. Ah, riparte, perfetto, ok. Io intanto continuo a prendere tutti gli oggetti e a distruggere tutto quello che vedo. Che poi, parlando del gioco dei Griffin, cavolo, se ci penso, sono passati anni da quando l'ho fatto ed è stato praticamente il primo gioco che ho portato vecchio, oddio, non era così vecchio, però diciamo il primo gioco vecchio stile che ho portato qua sul canale. E mi fa così strano che sia passato così tanto tempo. Però ancora me lo ricordo. O meglio, mi ricordo quanto era difficile da bambino quel gioco. Ad oggi credo che lo potrei rifare un pochino più semplice, onestamente. Ma al tempo ammetto che ho avuto molte difficoltà, soprattutto con il livello di Brian. I livelli di Brian, io me li ricordo, non erano facili. Non erano per niente facili, perché giustamente erano i livelli stealth. E un bambino, diciamo, con lo stealth non è che ci si mette subito a capire come evitare tutto. Ecco qua. E invece queste sezioni qua, un po' salta fai, mi ricordano molto... Che succede, Patrick? Ma dai, all'ultra istinto. Nuovo gioco dello schiva scopa. Abbasciati! Ma la papera, scusa? Dicevo, mi ricordano molto... Aia! Il gioco di Scooby-Doo. Vediamo allora, aspetta. Ok. Mi ricordano moltissimo il gioco che abbiamo fatto sempre qua di Scooby-Doo della PS2. Ecco qua, grazie. E via. Non so perché Patrick non possa fare l'attacco in salto, ma sti cacchi. C'è qualcosa qui? No, peccato, era un buon punto per nascondere qualsiasi cosa. Allora, però forse qui... No? Io ce l'avrei nascosto. Un quadretto, la moneta, qualcosa l'avrei nascosto lì, onestamente. Perfetto. Più che altro strano che tipo distruggere oggetti come la farina e simili non c'è nulla. Ehi, di nuovo voi due?
Mi siete mancati, ragazzi. Ma dai! La Madonna! Che casino! Calmo! Non ridere di me. Allora, più che altro se continua a spawnarli e prendiamo continuamente questi qua da 10, possiamo fare facilmente... Ah, che palle che continua a confondermi. Possiamo facilmente fare punti. Grazie. Vabbè, io vado. Il problema è che il cioccolato è ora disponibile. La chitarra onda sonica. Cioè, Willy Wonka questo. Grazie. Dicevo, è una cavolata se ci mettiamo qui a farmarli. Esplode? Ah, ok, però non fa danno, perfetto. Piccola misura, grande puzza. Ecco fatto, grazie. Ah, guarda, ma dai, ma quindi devi anche tornare nei livelli. Ok, e quindi ha detto, però aspetta, SpongeBob potrà rifare questo livello. Checkpoint. Ok, quindi 18 livelli che anche devi rifarteli. Madonna mia. Suggerimento per oscillare il blocco di ghiaccio, salta. Ma dai. Vabbè, allora aspetta, andiamo di sotto prima. Vediamo se c'è qualche oggetto esatto da raccogliere. Qui non c'è nulla, peccato. Più che altro, come dicevo, strano che a parte le casse tutto il resto degli oggetti non nasconda nulla. Cioè, peccato neanche troppo, alla fine non è che cambia chissà quanto, però è sempre un buon modo per nascondere qualcosa, che per carità. Sono sempre il primo che, alla fine, il filo della spugna, scrigni, prova non disponibile, il fiume di cioccolato. Va bene, continuiamo. Credo proprio che dovrai rifartele più di una volta questi livelli per completarlo al 100%. O meglio, credo che il gioco tu puoi finirlo tranquillamente anche senza doverti rifare tutti i livelli. Però se vuoi il completamento al 100%, ovviamente te li devi rifare. Grazie. Meduse. Ma che bello, sembra un po' Willy Wonka tutta questa zona, eh? Ok, credo che non abbiano un range così esagerato i tipi ruttosi. Io intanto prendo tutto. Patrick con gli occhi strabici. Ecco qua. Siamo già a 1000 punti. Ce ne mancano solo 600. Patrick, se mi portate altri gettoni Goofy Goober, posso donarti il colpo della ruota atomica. D'accordo. Oh, ragazzi, adoro la... quella cosa lì. Ti piacerà. Basta che mi portiate altri gettoni. Certo. Tutto quello che vuole, signorina. Fammi indovinare, la ruota atomica... Ah, no. La prova un po' di salti ora disponibile. Dicevo, la ruota atomica mi servirà per rompere questi muri. A quanto pare mi sbagliavo. Grazie. Quanto maschiaccio devo diventare? Quanto devo diventare maschiaccio? Vabbè, come vuoi, Patrick. Allora, forse questa zona è tutta vai alla ricerca di monete o prendi tutti gli oggetti. Scusatemi, ho visto una zanzara sul mio braccio. O prendi tutti gli oggetti che ci sono in queste stanze. Tra l'altro, scusa un attimo, vediamo i potenziamenti. Energia slancio stellare, quindi uno di questi è la ruota atomica. Io intanto, ecco qua. Grazie. Ma com'è contento, Patrick? Perfetto, grazie. E ora torniamo da Mindy. Grazie. E via. Sta musica è così esageratamente goofy. E ovviamente uno dirà grazie. Però è molto troppo addirittura. Anzi, a tratti mi ricorda addirittura Gardaland. Vediamo la ruota atomica. Mindy mi ricorda molto Velma comunque. Tutta tua. Come la facciamo la ruota atomica? E ora si gira. Duh. Oddio, oddio, mio Dio!
Vomita per terra. Basta aprire il cerchio per scatterare avanti sorgendo tutto quello che hai di fronte. C'è molto da fare. Grazie, Mindy. Ma è infinita la ruota? Affrontare la prova dell'arena. Proviamo. Sconfiggi tutti i nemici. 30 da completare. Ragazzi, siete pronti? Certo. Ah, vabbè, ma è una cavolata. Oddio. Neanche troppo, forse, sai? Vabbè. In teoria sai che mi sa che si ammazzano pure a vicenda? Non ne sono sicuro. Però forse muoiono anche ruttandosi a vicenda questi. Ok, io intanto uso la tattica più semplice. Continuo a muovermi, non sto mai fermo. Ispiro maschiaggine. Ispiri mascolinità tossica. 40 da completare, dai. Ti aspetto. Dai. Ah, ovviamente aumentano la difficoltà ora. Ok, la cosa di rutto è solo se te la fanno direttamente. Se c'è la nuvoletta e ci vai sopra dopo, non prendi danno. Devi proprio farti colpire direttamente. Calmo tu. Devi farti proprio colpire in pieno se vuoi essere danneggiato dalla nuvola, esatto. Cazzo ti ridi? Ma levati. Il più pericoloso in realtà non è il rutto. Il più pericoloso è il martello. Il martello poi è una scopa, però abbiamo capito. Ecco qua. Ah, è vero, poi noi con queste mani possiamo rispedire i proiettili. Dipende poi chi è che spara proiettili in questo gioco. 50. Cacate coi. E quelle lucciole lì? Ci rispediscono indietro o sono lì solo per bellezza? Calmo. La madonna. Troppa gente morta. Dai. Venite, vi attendo. Ecco qua. L'importante è prenderli dalla larga. Non farti circondare o è la fine. Ruotagli piuttosto attorno. Esatto. Mai entrare in linea retta. Poi queste prove qua sono ottime per fare anche punti del bilanciere. Calmo. Ma dai, l'ha ucciso lui. Non so perché giocando a questo gioco mi è venuta voglia di sushi. Cioè, una mezza idea è ovvia perché mi sia venuta voglia di sushi tutto sto pesce. Ancora uno. Andato. Ta-da. Kaboom. Ovviamente. Grazie. Ottimo. Ecco qua. Ora abbiamo sbloccato quindi un'altra medaglia. Ah, ok, no, non sblocchi nulla. Nel senso, se hai più monete devi comunque avanzare. Aia. Ok, la giravolta comunque uccide i nemici. Non capisco come mai alcuni hanno bisogno di due colpi, però vabbè. Ci arriviamo, dimmi che ci arriviamo, per favore. Aspetta, qua dobbiamo fare ovviamente attenzione. Sai da cosa ho imparato come gioco a non rompere subito le casse? Crash Tag Team Racing. In quel gioco c'erano molte casse, o meglio, molti oggetti da raccogliere quando le casse erano intere. Quindi fai sempre attenzione a guardarle. Ecco, ad esempio. Ecco qua. Ecco fatto. Allora, potenziamento. Ruota atomica. Allora, questo potenziamento slancio per i padri far tornare indietro i proiettili. Niente di nuovo. Niente la ruota. Di Patrick attaccare qualsiasi cosa si avvicini. Sembra più interessante questo, ti dirò. Sì. Ok. Questo potenziamento, ruota atomica macho, Patrick attaccare qualsiasi cosa si avvicini. Non capisco in cosa...
Ah, questo intende. Vabbè. Insomma, è il boost dell'armatura sulla ruota. Tutto per me. Ecco qua. Si è rotto. Si è rotto. Come se la diverte lui comunque. Ecco fatto, grazie e arrivederci. Allora, c'è qualcos'altro da rompere qui? Non mi sembra. Ah, però non mi raccoglie i bilancieri se usiamo la ruotata. Vabbè. Grazie. Madonna mia, che fame che mi stanno facendo venire tutti sti panini. Ah, giusto. E via. Allora, aspetta. No, ok, erano solo quelli che erano sul tavolo che non me li faceva prendere. Eccoci qua. La cella frigorifera. Scivola per davvero. E non posso usare la ruota. No, aspetta. Fammi solo vedere una cosa. Scusami, se sto fermo. Ah, ok, no, è solo il ghiaccio. Va bene, proseguiamo. Ecco qua. E via. Piano piano ce la facciamo. Oh, calmo, calmo, calmo. Ecco qua. No, Patrizio. Va bene. Tanto non eravamo andati molto lontano. Biscotto gelato. Mamma mia. Oh, per un attimo pensavo di essermi bloccato, meno male. Allora, dicevamo. Ecco qua. E quasi quasi vado al centro commerciale e mi prendo un gelato biscotto. Anche se in realtà non dovrei perché sono a dieta. Patrick, scivolato troppo. Allora, sono a dieta dopo le vacanze e non dovrei. Però cazzo, che voglia di gelato biscotto. Calmo, calmo, piano. Ecco qua. E via. Sì, lo voglio io un gelato, scusami Patrick. Quasi quasi dopo ci vado, davvero. Allora, questo... ascensore non risale, quindi rimane giù. Ecco qua. Madonna. Nuovo extra. Che cosa abbiamo sbloccato? Vabbè, abbiamo preso lo scrigno. Allora, lì ci sono un bel po' di punti. Calmo, Patrizio. Non scivolare così tanto. Ecco qua. Capisco che sono gelati, però. Oh, aspetta, ho lasciato dei bilancieri giù. Non sia mai che lasciamo giù oggetti di potenziamento. Grazie. Prendilo. Bravo. Allora, qui non c'è più niente, vero? Proseguiamo. Vorrei avere la stessa spensieratezza nella vita come Patrick, io. Ecco qua. Vai su. Bravo. Ecco qui. Ma quanto maschiaccio devo diventare? Molto maschiaccio. Devi diventare un Chad, Patrick. Tan 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 tan. Allora, abbiamo fatto benissimo a usare il potenziamento della ruota. Ecco fatto. La madonna, troppo. Ecco fatto, kaboom. Ma, scusami, ma prima non mi aveva preso. Vabbè. Bastardo. D'ora in poi sappiamo che ci dobbiamo allontanare dalle esplosioni. La monetina. Ah, spongi, ciao. Ma dai, è caduto. Oh, eccoti Patrick, è tutto il giorno che ti cerco. Sono le 8 del mattino, SpongeBob. Oddio, le 8. Faccio tardi al lavoro. Mr. Crab mi ucciderà. Mr. Crab. Mr. Crab. Intanto al Krusty Krab, René tu accusa Mr. Crab del suo presunto furto. Chiede allora se c'è nessuno che può garantire per Mr. Crab.
E il nostro genio giallo si fa avanti. Genio giallo. Di essere una persona orribile. Renetuno fulmina Mr. Krab facendo smaltire velocemente la sbornia SpongeBob, che si offre volontario per raggiungere Città della Conchiglia e recuperare la corona del re. Sorprendendo Mr. Krab, Renetuno accorda una sospensione della pena di 6 giorni, così che SpongeBob e Patrick possano recuperare la corona. La figlia di Renetuno, Mindy, regala a SpongeBob e a Patrick uno specchio magico attraverso il quale potrà comunicare e aiutare il nostro eroico duo. Proseguiamo con SpongeBob e Patrick che arrivano all'Hamburger Auto.